2002, un ragazzino timido al suo primo giorno di prima media. Lo zaino in vita sulle spalle sue, l'ansia troppo grande da nascondere tra il banco e la sedia. Di paranoia ne iniziarono una lunga trafila. A detestare quegli anni ero il primo della fila. Adesso che si parla sempre degli anni 70, 80, 90, dico e del 2000, degli anni 2000. Ora vedrai se ne parlerà. I tempi delle Nike silver e piedi, era un dimanna ai bordi dei marciapiedi. Gli anni passano in fretta, chissà se poi qualcosa ritornerà. Gli Scooby-Doo e le gare a snake tra amici, sui nostri eterni Nokia 3310. Pomeriggi di partita Snake, con i tassi sempre più sbiancati e gli occhi sul display, a creare nuove melodie monofoniche con risultati pessimi, ma noi le trovavamo fantastiche. Altro che TikTok, Instagram e filtri da conigli, c'erano i Pokémon, i Beyblade e sui Nokia gli squilli, con un messaggio a interpretare senza una faccina, perché eravamo negli anni 2000, degli anni 2000. Ora vedrai se ne parlerà. I tempi delle Nike silver e piedi, era un dimanna ai bordi dei marciapiedi. Gli anni passano in fretta, chissà se poi qualcosa ritornerà. Gli Scooby-Doo e le gare a snake tra amici, sui nostri eterni Nokia 3310. Le carte di Yu-Gi-Oh! E Dragon Ball GT. Siamo tutti qui. Ma negli anni 2000 io mi chiedevo che cosa resterà. Dopo 20 anni già non trovo più niente tra le vie di questa grande città. Gli anni passano in fretta tra questa gente che corre ora, o contro il suono inconfondibile gente.